un punto di riferimento sul territorio, uno spazio riservato e tranquillo dove chi si trova ad affrontare la battaglia contro la sclerosi multipla, anche qui all'Isola d'Elba, non sarà più solo e potrà trovare ascolto, informazioni, supporto e sostegno da parte dei volontari di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un progetto che ha richiesto una lunga gestazione, complice anche la pandemia, ma che oggi vede la luce grazie al lavoro sul territorio e all'instancabile energia dei volontari di AISM Livorno. Due parole, felicità a 150.000 e soddisfazione. Sono felicissima di questa inaugurazione finalmente, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Questo è solo l'inizio di un qualcosa di veramente bello e veramente d'aiuto per le persone con sclerosi multipla, perché come abbiamo già detto, la presenza dell'AISM sul territorio urbano è una cosa importantissima perché da questo possiamo arrivare alle persone con sclerosi multipla e tramite loro arrivare ai loro bisogni, quindi far avvicinare il più possibile più persone con sclerosi multipla possibili, così da poter aiutare. Poi in base a cosa esce fuori da questi incontri ci armeremo per poter aiutare, per poter trovare modi. Il fatto che te ti confronti con una persona che ha la tua stessa malattia, riesci a capire anche se quella persona come l'affronta psicologicamente, moralmente. Io giustamente ho avuto la fortuna di trovare l'AISM a Livorno e per me aver trovato l'AISM a Livorno e ho avuto le mie risposte, la mia nuova strada, che la mia vecchia strada era finita, pensavo non c'erano più strade, invece ho scoperto di avere un nuovo percorso da fare. Le sclerosi multipla la devo combattere, è una mia nemica, l'affronto con le informazioni che ho avuto. Spero che sull'Isola d'Elba o anche in altri posti della Toscana riusciremo ad avere più punti d'ascolto. La realizzazione del centro di ascolto AISM, inaugurato ufficialmente lo scorso sabato 16 dicembre nella cornice amena degli orti sociali dell'Albereto a Portoferraio, è stata possibile anche grazie alla collaborazione con l'Onlus Hauser Elba. Noi siamo ben felici di condividere questo spazio che abbiamo con questo gruppo. Abbiamo messo questo seme e speriamo che germogli, che venga fuori una bella pianta.